Ferdinando Magellano nacque in Portogallo nel 1480. Di famiglia nobile, navigò al servizio del proprio paese in Estremo Oriente e si distinse nella conquista di Malacca, un porto che divenne la base dei traffici commerciali portoghesi nell'Asia sudorientale. In seguito, abbandonato il mare, si dedicò a studi nautici e cosmografici. Ferdinando Magellano fu il primo navigatore a tentare il giro del mondo. La circumnavigazione del globo terrestre iniziò il 10 agosto 1519 e si concluse il 6 settembre 1522. Magellano intendeva raggiungere l'Oriente navigando verso Occidente e per realizzare l'impresa occorreva innanzitutto individuare un passaggio a sud del continente che aveva appena scoperto Colombo. Secondo i portoghesi, però, ai quali Magellano aveva presentato il suo progetto, la strada più sicura per raggiungere l'Oriente restava la rotta lungo le coste africane. E per questo motivo non si mostrarono interessati. Il progetto, invece, fu accolto dalla Spagna, e così Magellano, grazie al re imperatore Carlo V, partì per la sua grande avventura. Da Siviglia salparono 5 navi: Trinidad, San Antonio e Concepcion, Victoria e Santiago, le cui stazze andavano dalle 60 alle 130 tonnellate. Magellano, capo della spedizione, era sulla Trinidad, un'imbarcazione di 130 tonnellate, con a bordo 55 uomini. In tutto parteciparono all'impresa 234 uomini, per la maggior parte spagnoli, e fra questi figuravano anche 20 italiani. Tutte queste notizie furono annotate con cura dal vicentino Antonio Pigafetta, nel suo preziosissimo diario di bordo, che sarebbe stato pubblicato col titolo Primo viaggio intorno al mondo. La fama di Pigafetta fu tale che Papa Clemente VII lo invitò in Vaticano per conoscerlo. Oltre ai viveri, si pensò anche di portare sulle navi oggetti che avrebbero potuto servire per ringraziarsi le popolazioni che avrebbero incontrato sul loro cammino. E così, accanto ai generi di prima necessità, trovarono posto braccialetti di ottone, specchietti, panni di velluto e 2000 libbre di mercurio. Ma c'è anche un particolare curioso che vale la pena ricordare e che riguarda la bussola. Già ai tempi di Colombo ne faceva uso, correva il rischio di essere accusato di avere rapporti col demonio, perché quel lago che si agitava da solo sapeva di arcane magie. E così molti capitani si vedevano costretti a consultarne in segreto. Il 20 settembre la spedizione affrontò finalmente il mare aperto, ma l'inizio del viaggio non fu facile perché Magellano dovette far fronte a un gruppo di navi inviate dal re Manuele I del Portogallo, intenzionato a sventare il tentativo spagnolo di trovare la nuova via per l'Oriente. Magellano, dopo aver sconfitto la flotta di re Manuele I, domò un primo ammutinamento degli equipaggi, raggiungendo così lo stretto, che poi avrebbe preso il suo nome, il 21 ottobre 1520. Per riuscire ad attraversarlo, battuto com'era da venti fortissimi, fu necessario un mese. Nel frattempo, una nave naufragò e un'altra disertò, sicché la spedizione, dopo aver attraversato lo stretto, affrontò con solo 3 navi il grande oceano che Magellano iniziò a solcare il 28 novembre 1520 e che chiamò Pacifico perché durante la navigazione non incontrò nessuna tempesta ma correnti e venti favorevoli. Dopo 6 mesi di navigazione raggiunsero le Marianne, che Magellano chiamò Isole dei Ladroni, a causa di un tentativo di furto degli indigeni per impossessarsi di quel poco che era rimasto a bordo. Gli equipaggi erano decimati dalla fame e dalle malattie. Dalle Marianne Magellano salpò per le Filippine, dove morì in uno scontro con gli indigeni. A questo punto i superstiti della spedizione nominarono Juan Sebastiano Elcano capitano della Vittoria e, considerato che il loro numero era troppo esiguo per governare 3 navi, decisero di affondare la Concepcion. E così a questo punto rimasero solamente la Vittoria e la Trinidad, che raggiunsero il Borneo e le Molucche. Quindi le 2 navi si separarono. Il viaggio di Magellano non lasciò il segno solamente sulla Terra, con lo stretto di Magellano, ma anche in cielo. Le 2 galassie satelliti della Via Lattea sono conosciute oggi con il nome di Nubi di Magellano, perché furono descritte per la prima volta da Antonio Pigafetta, nel resoconto del viaggio. Le 2 galassie sono unite tra loro da un flusso di materia conosciuto come Ponte Magellanico, mentre il collegamento con la Via Lattea è noto come Corrente Magellanica. Anche Pigafetta ha scritto il suo nome nel cielo, a lui infatti è stato intitolato l'asteroide
asteroide 52558 scoperto nel 1997 nella fascia principale.